Nel 2008 si erano incatenati i precari perché il loro contratto di lavoro non veniva trasformato, secondo la legge, in un rapporto a tempo indeterminato. Oggi, a distanza di 2 anni, la Pfizer, azienda farmaceutica di Ascoli, continua ad essere nell'occhio del ciclone. Ieri c'è stato un primo sciopero, ma si annunciano altre azioni di protesta se la multinazionale americana non deciderà di reintegrare 8 lavoratori, come disposto dal giudice. Per capire bene i caratteri della protesta, abbiamo incontrato il sindacalista della FEMCA CISL, Marsilio Antonucci. Questo è uno sciopero prima di tutto che nasce dalla solidarietà dei lavoratori nei confronti di colleghi che sono stati trattati in maniera ingiusta e discriminante. Questi sono colleghi che sono stati licenziati durante una procedura di mobilità non firmata dalle organizzazioni sindacali, quindi in maniera unilaterale, e sono stati reintegrati con sentenza del giudice, e alla reintegra l'azienda ha preferito pagarli a casa che non farli tornare al lavoro. Allora lo sciopero nasce proprio dal dimostrare solidarietà nei confronti dei colleghi di lavoro. Antonucci parla di un'azienda Florida con oltre 600 dipendenti, ma decisa a portare avanti questo braccio di ferro con 8 lavoratori che la legge gli impone di far rientrare. L'assurdo è che tutti e 8 vengono pagati per stare a casa, mentre gli altri, per far fronte alla mole di commesse, hanno lavorato anche fra Natale e Capodanno. In una nota, i vertici dell'azienda spiegano di aver portato avanti negli ultimi 2 anni un processo di riorganizzazione che esclude i ruoli ricoperti in passato dagli 8 lavoratori. A settembre la Corte d'Appello si pronuncerà sul caso dei ricorsisti, ma resta il fatto che la Pfizer è per il Piceno quello che la Fiat è per l'Italia. Un'azienda importante che dialoga con le istituzioni, ricordando che dà lavoro a tante persone, 600 per l'esattezza. Dunque il potere contrattuale di un colosso simile, che tra l'altro produce anche il Viagra, è davvero forte.